Papà. Ok. Dai, tutti. Sul confronto e non me ne pento, ho piantato un sasso ma ho pestato un vetro, guardo fuori dall'oblò e riconosco le smorfie che c'ho, e ho guardato introspettivo, vedo il riflesso dei modi tuoi. Sono stanco di correre dietro ad un codardo, sono stanco di correre dietro all'ere rimbranco. Capito che chi sta dietro alle anime sta cantando quella canzone che scriverò. Go!
When I feel tired in the morning, there is something that lifts me up. When I'm losing all the habits, the reminder says my day. When I feel free in the morning, the ringtones break me in the heart. All these days that we desire, we did also sister breathe. No more education, no more reputation. This will save us, it will save us. No fear, hesitation, no future late. Grazie. Facciamo l'ultima. Dividing as fate has decided. His life is provided, is this many-sided? Sensations is passing the stations, a future relations, I need an explanation. In a social detachment, swimming for a digital approach, man. I'm asking myself and I'm wondering why. Taking the time it will take to lay by. And everything with deep emotion, I live as a sip of emotion.
I see up the screen and we take to let by the street and forget how it's all that I know. Bring me together, the swamp in a country lane, as we can run away. Oh, close me the door, bring me the country lane, as we run away together. We're given emotion, exploding a breath of devotion. A little mistakes we don't know in your life. A sip of the skin and remember that why all the days are greatest together. Asking myself for, I need in myself and not very why. I'm taking the time when we get to that. Grazie a tutti, noi siamo il Documento Commerciale, questi erano i tre nostri pezzi. Al basso Nicolò Frigo, bolzanese doc. Mi ha detto di salutare l'Alto Adige, non il Trentino, perché c'è una faida evidentemente. Alla chitarra Cosimo Ciraci. All'altra chitarra Emanuel Conomi. E alla batteria Gabriele, che ci ha fatto sognare, ha provato la batteria per la prima volta e non ha sbagliato niente, quindi un applauso anche per lui. Cristian Pallavena! Grazie mille! Un grande! Sì? Sì? No? Sì. Oh! L'arancione e anche il blu, grazie. Di nuovo un grande applauso ai Documento Commerciale! Meritatissimo, meritatissimo, davvero. Adesso ci facciamo un po' di chiacchiere con qualcuno di voi. Chi è disponibile? Tutti? Venite giù. Chi può venga giù? Che parte l'interrogatorio. Prendi il microfono, grazie. Se ci è, giustamente. Parti tu, Christian, giusto? Credo di sì. Volevi, eh? Il microfono azzurro. Grazie, Baio. Prova. Bra, funziona. Funzionava bene anche quello.
Allora, bravi, bravissimi, perché mi sono molto divertito io. Grazie. Immagino anche tutto il resto del pubblico. E una cosa che mi ha sorpreso mentre vi sentivo è che io so che questo è stato il vostro esordio come band. Sì, per cui se abbiamo fatto schifo ditecelo, così ci fermiamo. E allora glielo comunicate voi o glielo comunico io, insomma, che si devono fermare, devono andare avanti? Andiamo avanti, 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 avanti. Lui non ha capito niente della conversazione, ma accetta quello che gli viene dato. Bravo. Non ho sentito, ma avanti. No, fantastico. Questo è un esordio che penso siano tutti d'accordo sia andato veramente molto molto bene. Grazie mille. E adesso quali sono i vostri programmi? Come andrete avanti da questo successo, comunque? Allora, noi semplicemente vogliamo fare la nostra musica. Vogliamo fare la nostra musica, registrarla in studio, pubblicarla e magari chissà diventare qualcuno in questo mondo. E un'altra cosa che so di voi, non perché vi ha stalkerato, ma perché me l'ha detto qualcuno, è che comunque venite abbastanza da città diverse, no? Sì, tipo, fammi un po' di elenco tu, che io non me le ricordo. Ma siamo un po' tutti sparsi alla fine. Allora, di base viviamo tutti vicino a Ferrara, ok? E quindi poi c'è chi è di Bari, c'è chi è delle Taranto, c'è chi è delle Marche e c'è chi è del Bolzano, proprio lui. Lui è l'unico, tra l'altro, originario del Bolzano, penso. Non c'è nulla che strappa un applauso più della città di Bolzano, wow. Esatto. Avete deciso di unirvi in band, diciamo, dopo una jam session. Cos'è successo? Quando un suoniamo insieme così per divertirci è diventato un oh, ma facciamolo bene. Sì, in pratica dovevamo semplicemente trovarci alle prove per gemmare tutti insieme, perché eravamo alla ricerca di gente con cui suonare, perché comunque a quest'età è un po' difficile, no? Perché a 23-24 anni c'è chi fa l'università, c'è chi ha i suoi cazzi, insomma, e quindi non c'è molto tempo, mi dicono di stringere. E quindi abbiamo comunque provato, ci siamo trovati a suonare e ognuno di noi aveva dei gusti particolari, comunque diversi, e però riuscivamo in qualche modo ad amalgamare il tutto e creare qualcosa di nostro. E così abbiamo deciso di continuare dopo la sala prove a trovarci ogni settimana e piano piano abbiamo costruito il documento commerciale. Grazie. E appunto nella redazione di questo documento commerciale che gruppi, diciamo, sono venuti fuori? Che musica, che tipo di musica è venuta fuori quando ne parlavate? Altre band, influenze? Allora, sicuramente a me il neomelodico piace, però le influenze in toto sono state artisti soprattutto rock, indie rock. Alla fine noi siamo più indie rock che rock, secondo me. E gli artisti sono stati molto vari, però ad esempio a loro due piace molto Gianni Celeste. E allora ad esempio piace molto il funk. Noi due abbiamo dei gusti molto simili a livello di roba, anche sia pesante che leggera alla fine, secondo me. Soprattutto oggi in auto, mentre facevamo le 3 ore per arrivare qua, abbiamo scoperto che abbiamo molto in comune a livello di gusti. E poi a lui piacciono i Radiohead. E quindi abbiamo messo tutto insieme, è nato questa amalgama. Bravissimi, bravissimi davvero ancora. E adesso, visto che c'è una jam session fuori, magari rilassatevi un attimo, prendetevi uno spago e bevete e unitevi anche assolutamente, così ci continuate ad allietare. Grazie a voi di nuovo e vi auguro una buona serata. Grazie a te.